Eccoci qua, buonasera, pronti a partire con una nuova puntata di Bici Mon Amour, puntata numero 15, archiviato il Giro d'Italia, il mese di giugno. Nel mese di giugno ci sono tante, tante corse, si corre in Italia, si corre in Francia, un antipasto, il Giro del Delfinato per il Tour de France che prenderà il via il 1º di luglio. Insomma, c'è tanta carne al fuoco, parleremo anche di paraciclismo perché ci sono stati campionati europei, altra incetta di medaglie per la formazione azzurra e poi parleremo anche di ciclismo giovanile e di ciclismo amatoriale con due servizi del nostro Marco Romani. Il parterre di questa sera, buonasera, bentornato, il nostro opinionista Gabriele De Bari. Buonasera a te, buonasera a tutti voi. E poi lui davvero bentornato, Leonardo Bevilacqua, uno dei direttori sportivi della Colpack Ballan. Buonasera Leonardo, grazie di aver accettato Grazie. di nuovo il nostro Buonasera a invito. tutti. Allora, da dove vogliamo partire? Io dicevo, mese di giugno molto vivace perché si corre tantissimo anche in questo inizio giugno, si correrà anche tra breve, per esempio, mi viene in mente il giro della Svizzera, si correrà il Giro d'Italia Under Under 23. 23, insomma, davvero tanta la carne al fuoco, però volevo partire magari dal Giro del Delfinato, che è No, l'antipasto, io o no? partirei dall'indiscrezione che è uscita sui giornali, che il prossimo anno l'Abruzzo Ah, sì, va potrebbe bene. essere la sede della partenza del Giro Addirittura, d'Italia, la la partenza. grande partenza, con tre tappe tutte abruzzesi divise per le province. E questa è una notizia, se fosse confermata, come pare che le indiscrezioni dicano, che rimetterebbe, come ogni anno, la nostra regione al centro del ciclismo. Che ogni anno in Abruzzo, o una tappa o due, c'è sempre, è un punto di Sono riferimento. 6 anni consecutivi, credo, che Quindi la Corsa Rosa fa tappa almeno con una se frazione in Abruzzo. addirittura dovesse essere sede di una grande partenza, beh, insomma, ne parleremmo tanto a fondo nei prossimi Già è mesi. Chiede la avvenuta parola anche 20 anni fa, nel Leonardo. 2000 Sì, c'è stata la partenza del Giro certo, però d'Italia una del 2000. tappa solo in Sì, Abruzzo. una tappa Qui sola, una bella tappa, la cronometro se ne fanno lungo il tre, se ne mare. dovessero fare tre, avremmo il giro in Abruzzo per Indiscrezioni per 4-5 indiscrezioni, quali giorni. potrebbero essere le località, i comuni coinvolti? Ma io sentivo prima dire lui che già sapeva qualcosa Ma certo, è nell'ambiente, Leonardo. Circa la sede Leonardo, di Penne. Diciamo Penne Penne potrebbe essere. vorrebbe fare una tappa e poi con il sindaco che c'è, che è molto appassionato del ciclismo, Gilberto penso Petrucci, che che salutiamo. sia una cosa No, molto può probabile. intervenire se vuole. Se vuole, sì, però abbiamo provato, adesso Poi Aquila, che non è anche a possibile che agosto. intervenga, però può darsi che. Anche Aquila potrebbe essere una delle sedi, visto che poi il 28 di agosto ci sarà il pontefice L'apertura delle porte della Porta coronali. La Santa Porta con Santa, sì, la prima volta che l'annuncio Papa un Francesco. Papa, diciamo, attraversa questa, apre la Porta Santa, può essere anche. Comunque l'Abruzzo, tutto Si fa bene. conferma posto Polo proprio attrattivo per per il il ciclismo. ciclismo, per il grande ciclismo, Ormai, no? come ricordavate voi, da anni, 6 anni, che c'è sempre una tappa, tappe importanti. Quest'anno abbiamo avuto addirittura 3 giorni, e il prossimo anno, se ci sta questa partenza, saranno più di 3 giorni, perché le squadre arrivano un paio di giorni prima. Certo, Insomma, la presentazione e che è quindi diventa molto è bella. uno show, è uno Ci sarà show da organizzare molto bene anche il molto bene. contorno, no? Però l'importante L'attesa. è l'evento, è farlo. Poi organizzare, siamo sempre bravi noi a organizzare, diciamo la verità. Non abbiamo niente da imparare con gli stranieri. Però l'importante è fare questo evento, assegnare l'evento alla nostra regione. Poi è ancora più importante perché quest'anno il Giro d'Italia è partito dall'estero, partendo dall'Abruzzo ancora dà più risonanza. Poi con tutte le reti, tutte le trasmissioni che si faranno in tutto il mondo, cioè sarà una vetrina per l'Abruzzo. Insomma, saranno fondamentali i prossimi mesi perché poi Chiaro, bisognerà però il progetto progetto. al giro va fatto sempre anno per anno. Loro sanno già, gli organizzatori del Giro d'Italia, a grandi linee ovviamente, le sedi delle tappe del prossimo anno, come in questo
i francesi sono forse un po' avanti a noi, noi sappiamo già che nel 2023 il Tour de France partirà dall'Emilia Romagna con tre tappe dedicate a Pantani, Coppi e Bartali, che insomma sarà... Come mai secondo te questa scelta? Ma erano anni che si parlava di partenza dal Giro di Francia da Firenze per onorare il grande Bartali che in Francia ha avuto tanti tanti ammiratori, tanti avversari, è stato un personaggio storico in Francia forse più di Coppi. E quindi poi è saltato a Firenze perché il Tour tre giorni è forse un impegno economicamente troppo importante. E fatto sta che la regione Emilia-Romagna si è aggiudicata la partenza con le prime tre tappe. Insomma, vedremo il Giro d'Italia, speriamo il ciclismo, che torni più, in Abruzzo. Non è più come ai tempi tuoi. Mancano i corridori. Mo si parte gli organizzatori da ogni ci sono. Noi siamo partiti da Israele, da Copenaghen, da Amsterdam, noi si parte da tutti, da Budapest. E la Francia parte pure spesso dall'estero, quindi è cambiato un po' il ciclismo. Sì, il ciclismo... cioè dà molto a chi è presente, cioè una regione, un presidente di regione, un comune, un sindaco, ha tutti gli interessi a fare una tappa del Giro d'Italia, ecco, perché è molto molto importante che se succede una cosa del genere per l'Abruzzo. Insomma, approfondiremo magari il discorso soprattutto Giro d'Italia, la nuova stagione l'anno prossimo, nella prossima puntata vedremo magari di sentire anche le persone, di coinvolgere qualche persona che ci può dire insomma sicuramente di più. E allora, grazie naturalmente a te Gabriele per aver aperto con questa finestra importante. Visto la partenza di Pescara, Paolo, sono rimasto impressionato dalla gente che ci stava. Ce lo raccontavi. Dalla gente che ho visto a Pescara, ne ho visti tanti di giri, ma quelli di Pescara era veramente una partecipazione immensa. E allora, sulla scorta di questi risultati di pubblico, di spettacolo, io penso che i nostri amministratori, se devono investire nella promozione, il ciclismo, il Giro d'Italia, fatto poi magari con 3, 4, 5 giorni, diventa veramente un investimento di lunga portata, di grande impatto con il resto d'Europa, con il resto del mondo, perché ci sono tante di quelle televisioni collegate, milioni e milioni di spettatori, per cui significa lanciare il prodotto Abruzzo. E magari chissà che qualche big che quest'anno non c'era, magari l'anno prossimo ci sarà. Lo dicevamo prima, chissà. Perché è un po' la mancanza dei grossi nomi. Adesso se guardiamo il Delfinato, che praticamente è una gara che precede il Tour de France, è come il Giro del Trentino, come adesso si chiama, che prepara il Tour de France, c'è proprio tutto il ciclismo. E questo, diciamo, è molto molto importante, perché anche gli attori sono i corridori e gli attori e i corridori fanno la gara e la rendono ancora più importante. E queste sono proprio le immagini, l'ultimo chilometro del Giro del Delfinato, la terza tappa oggi, martedì, c'è stata insomma... La beffa Van Aert, che è stato beffato da questo francese. Van Aert francese, ha aperto Godou, vincendo come ha fatto Van der Poel al Giro d'Italia. E poi si è accorto di essere stato superato. Quello è un giovanotto molto promettente. Sì. Speriamo che i francesi troveranno... Godou è la stella nascente della Francia. Speriamo. Ma anche un anno fa lo era ed è arrivato, mi sembra, nono, decimo al Tour. Quindi non riesce ancora, ne hanno avuti parecchi di stelle. Hanno avuto il corridore che si è ritirato in Giro d'Italia, che mi sfugge il nome, che era nei primissimi posti. Pinot, quello che si è fermato ed è sceso dalla bici. Ho capito. Ha vinto il tour del Trentino. Sì, che ha avuto un blocco intestinale. Sì, cioè ha avuto questo che è arrivato una volta terza al Tour. Sì. C'ha avuto Pinot che non è mai sbocciato. C'ha avuto un altro che ha vinto un po' di tappe. Si è consolato però con il primato
in classifica, anche sì, se la classifica è cortissima, vedete, 6 secondi, 12 secondi, e poi ci sono c'è 36 un plotone anni. No, parlavamo di steli francesi, sono 36 che anni che io mi ricordo, fu Bernardino con cui tu hai corso, sì, come no. E per cui l'ultimo aver vinto il tour, aspetto da 36 anni, no, per Fignon, un popolo sciovinista come i francesi, sì, 36 anni non vince la loro enorme gara, pensa come gli rode a tutti quanti i francesi. Ma noi siamo felici però che vi rode, perché siamo italiani, il Giro d'Italia che abbiamo vinto. Ecco, ma io vi chiedo, tornando su questa volata della terza tappa del Giro del Delfinato, tra l'altro una corsa storica, credo che sia la 75esima edizione, se non ricordo male, come può un corridore esperto come Van Aert, tante volte, però non si è accorto che arrivava questo pure al campione del mondo che ha perso non una tappetta, perché questa è una tappetta per loro. Sì, vabbè, cioè, però. Van Aert, se avete visto, anche prima dell'ultimo era scivolato dietro, ritornato davanti, sì, ha fatto la volata, però ha fatto cioè, la volata fa lui, quello che gli pare, l'ha fatta, voleva vincerla. Va bene, però il problema è Eric Zabel ha perso a Sanremo, per alzare il braccio. Dino Zandegu era un mio idolo, il velocista. Zandegu è stato mio direttore sportivo, ha perso una volata a Caserta nel 68 contro il belga Van Vlierberghe. Ha alzato le mani, lui era un po', gli piaceva fare, non dico uno spaccone, ma aveva un po' un carattere particolare, alza le braccia e va a Vlierberghe per 2-3 centimetri gli ruba la tappa. Ma è stato Zabel, beffato Zabel da un corridore che sì, ha vinto tre mondiali. Forte, Freire, sì. Però Zabel in volata, cioè, sì, non doveva perdere. Oh, domani tra l'altro ci sarà mercoledì una cronometro molto lunga e lì insomma sono 36 e lì uscirà Roglic, sì, che, come quello che faranno in che sta Roglic a 16 ci secondi, sarà Ganna, speriamo che qui manca Pogacar, però c'è Roglic, sì, in Francia sono 40 km del cronometro che deciderà, sì, tu pure. Tu pensi che Ganna ha rinunciato al Giro senza cronometro per andare al Tour dove spera di indossare la maglia gialla e dove spera di vincerla. Tra l'altro Van Aert credo che non corresse da un bel po', dalla Liegi addirittura, dal 24 di aprile, perché poi un po' ha avuto guai fisici, i problemi, lui, il Covid, eccetera, sì, adesso il Covid, quindi queste anche disfunzioni intestinali è pieno per i corridori. Però se vuoi fare il tour mi insegni che non puoi non fare la certo, cosa il che Delfinato precede, lo devi fare, che io precede, perché se no non arrivi nelle condizioni giuste. Beh, per ognuno fare si avvicina, si avvicina con, in maniera diversa, maniera perché allora diversa. Ti chiedo per esempio Giulio Poca Ciccone che farà il tour, però ha fatto il giro, è un di pochi che fa il giro e tour, ha fatto il giro e quindi dopo un giro ci vuole una pausa, una c'è pausa niente da fare, vuole, certo, e poi ti ripripari. Se non avesse fatto il giro penso che avrebbe impostato tutto un altro tipo di preparazione. Certo, ma lui imposterà certamente il giro non per fare la classifica, ma per fare quello che ha fatto tappa, nell'ultima sì, parte però del Giro d'Italia. E qui io volevo il tuo parere. Cioè, uno che fino a prima del giro va al giro per fare classifica. Poi il giro è andato come è andato, è arrivato a un'ora e mezza, tutti i problemi che ha avuto, così. E si è ritagliato lo spazio perché era fuori classifica, ti mandano via, sì, e poi tu puoi vincere una tappa. Ha vinto se, la seconda. Se pensi come noi pensiamo che puoi diventare un grande, non devi andare al tour a dire pubblicamente io vado per aiutare gli altri. No, tu ti devi far aiutare a essere il grande protagonista. Cioè, è una contraddizione, vai a una corsa punti alla classifica, vai a quell'altra punti a vincere una tappa. Cioè, allora, che cosa dobbiamo pensare? Dov'è il vero Ciccone? Qual è il vero Ciccone? Vorrei il tuo parere di esperto. Allora, Ciccone ha provato a fare il Giro d'Italia e purtroppo sappiamo com'è andata, perché nella tappa dove doveva essere presente, purtroppo è successo quello che è successo. Proprio adesso qui in Abruzzo, non, no? sappiamo quello che veramente è successo. Però praticamente lui è saltato e ha ripiegato alla sua vecchia maniera. Però forse tu ti domandi, ma i tecnici non capiscono quello che dove può arrivare, sì, questo Ciccone? No, ma lo fanno capire manco non lui. Lo sanno, io penso che non lo ma sanno. Ma lo sa manco lui questo no, punto, perché no, lui no, ma, torna indietro. Ma il corridore, io che ho fatto io il corridore, penso esistere, che non... non
non è mai convinto, cioè la convinzione viene, diciamo, correndo. Per me la scelta di andare al Tour de France è giusta ed è interpretarla non che lui deve aiutare gli altri, ma che deve fare il cacciatore di tappe, perché diciamo che la Trek ha avuto la fortuna di avere 10 giorni la maglia rosa con uno, sì, se no l'unico che ha vinto la tappa e ha salvato la squadra è Ciccone, e tutto va a vantaggio suo, che giustifica il suo stipendio, il suo contratto e tutto. Però è l'unico che ha salvato, certo, la faccia della Trek. Non andare in Francia, sì, per ma aiutare gli altri. È un modo che aiutino per, te. Certo. Un modo per tutelarsi. Io vi fermo un attimo perché abbiamo in collegamento, per cambiare argomento, parliamo sempre di ciclismo ovviamente, di paraciclismo in questo caso, Pierpaolo Addesi. Buonasera Pierpaolo. Eccoti qui. Però non ti sento. Pierpaolo? Forse devi attivare. Adesso mi sentite? Eccoci qua. Adesso sì. Buonasera adesso a tutti. Buonasera a tutti. Grazie di aver accettato il nostro invito. Pierpaolo, sempre disponibile, tecnico della Nazionale Paralimpica. Voi siete reduci da questa incetta di medaglie, no? Perché credo il 29 si sono conclusi i campionati europei in Austria. Tante medaglie, credo 21 come totale, sì. Tante medaglie d'oro, argenti, bronzi, insomma, raccontaci un po' intanto questa spedizione. Ma è stato un mese di maggio molto molto caldo, perché abbiamo avuto due appuntamenti di Coppa del Mondo, una in Belgio e una in Germania, una settimana dopo l'altra, quindi è stato 15 giorni intensi, e poi uno stacco di una settimana e il campionato europeo in Austria, in Alta Austria. E vabbè, già in Coppa del Mondo siamo andati molto forte, perché sono arrivate 19 medaglie, cioè effettive 24 medaglie in Belgio, poi consegnate 19 perché abbiamo qualche atleta nuovo non classificato e quindi ancora sì, hanno voluto rispettare, cioè si sono inventati questa regola quest'anno, che se non avevi la classificazione non veniva consegnata la medaglia, e comunque noi ne abbiamo avuti nuovi che sono andati a medaglia, ben 5 medaglie. E poi anche in Germania una spedizione un po' più ridotta, ma comunque anche lì una ventina di medaglie anche lì, quindi diciamo che la nazionale sta bene, continua a vincere. C'è stato, lo avevi già anticipato qualche settimana fa, no? Il cambio, non più Mario Valentini, il commissario tecnico che ha vinto tante medaglie con i suoi ragazzi, c'è adesso il nuovo corso targato Rino De Candido, e tu sei uno dei tecnici anche della nazionale. Intanto, come ti stai trovando in questo nuovo ruolo per te? Ma sinceramente nuovo fino a un certo punto, perché diciamo che è già da qualche anno che mi sentivo un po', diciamo, immerso in questo ruolo, perché ero quello, ecco, che ero sempre il tramite tra gli atleti e il CT, ero sempre quello che cercava di risolvere i problemi, quindi io ce l'ho come indole questa cosa. Infatti sono nato gregario, sono morto gregario, anzi continuo a fare il gregario. Beh, però hai vinto diversi titoli, se non ricordo male, sia in Italia che anche a livello internazionale. Sì, però sono più quelli che ho aiutato a vincere, quelli più importanti, questo è anche vero, quindi lo ammetto, questa mia capacità di aver dato tanto per gli altri. I miei compagni hanno sempre riconosciuto questa cosa e li ringrazio, quindi adesso mi trovo in questo ruolo che è un po', continuo a fare il gregario, diciamo. Adesso sto facendo il gregario del CT, perché sono il tramite con i ragazzi, visto che io questo mondo ci sono da 18 anni. Anche perché, se vogliamo, Pierpaolo, il raggiungimento di una medaglia è soltanto diciamo un percorso. L'importante è farlo, questo percorso. Come si fa? Questa è una frase che ho detto io, che dico perciò spesso. Perciò l'ho usata. Comunque, lo so. Perché io credo che sì, la medaglia è la fine di un percorso, perché comunque è la ciliegina, diciamo, che dice sì, ok, hai lavorato bene, è arrivata la medaglia, però penso che tutto il percorso è la parte, certo, più importante, forse è la cosa che ti rimane più, il ricordo più maggiore è proprio quello, come ci sei arrivati, i sacrifici che hai fatto, diciamo la determinazione che hai dovuto mettere e tant'altro. Quindi dico sempre che alla fine un mondiale è bello, vinci la medaglia, però poi ti rendi conto che è finito il percorso, quindi comunque devi sempre ricominciare. Si guarda sempre avanti. A proposito di mondiali,
Si faranno in Canada, però adesso non ricordo il periodo, questi europei sono propedeutici proprio, no? Per i mondiali, sono stati per voi. Sì, vabbè, il percorso dell'Europeo era un percorso molto particolare, un percorso molto duro, quindi comunque siamo riusciti anche a vincere molto perché abbiamo ragazzi preposti anche per la salita, soprattutto anche nel settore in bike abbiamo trovato un po' di elementi nuovi che sono veramente forti nei percorsi duri. Il mondiale si farà in agosto, precisamente dall'11 al 14 agosto, e prima del mondiale, la settimana prima, sempre in Canada, faremo un'altra gara di Coppa del Mondo. Queste sono tutte Ok. gare determinanti per i punti per le Paralimpiadi di Parigi, quindi molto importanti. Paolo, vado un po' veloce perché so che sei a casa e hai anche un impegno. Intanto ti ringrazio doppiamente per questa tua disponibilità. Mi parli invece di un'altra bella iniziativa che arriverà in Abruzzo tra qualche giorno, credo dal 10 al 12, se non ricordo male, giugno. Si chiama Obiettivo Tricolore. È una staffetta, il resto diccelo tu. Beh, una staffetta ideata, diciamo, 2 anni fa da Alex Zanardi, dove proprio in una tappa di questa staffetta ebbe Purtroppo ebbe quel tragico diciamo, incidente. quel tragico incidente che ancora oggi purtroppo lo costringe in una situazione non bella. Però gli organizzatori, ecco, di questa staffetta stanno continuando a portare avanti questo suo, diciamo, progetto. Questo è il terzo anno e siccome conosco un po', vabbè, l'organizzazione. Mi faceva piacere appunto che ci fosse un arrivo di tappa in Abruzzo, soprattutto in un paese dove io sono molto legato, cioè Francavilla al mare, perché comunque sai bene che con il paraciclismo hanno sempre dato molto, ci hanno sempre accolti bene, già dal Eh sì. 2014 che ogni anno facciamo un ritiro e quindi anche in segno di gratitudine ho chiesto questa cosa e ci sarà questo arrivo venerdì pomeriggio dove mi sto cimentando cercando appunto di dare un'accoglienza il più calorosa possibile con l'amministrazione comunale che comunque mi Gli altri supporta. comuni abruzzesi coinvolti, ce ne sono altri, oltre Francavilla, credo Sì, anche Lanciano. c'è Lanciano coinvolto e anche il giorno successivo la ripartenza è da Montesilvano, Quindi le date sono Abruzzo 10, sempre in prima 11 linea. e 12 di giugno, giusto? Sì. Perfetto. Un'ultima cosa da parte mia, non so se poi chi è qui in studio con me, Gabriele, oppure anche il nostro Leonardo vuole chiederti qualcosa o farti una considerazione, un saluto. Tu sei anche un organizzatore di corse, no? Cosa stai organizzando nei prossimi giorni, se ci sarà qualche corsa a cui tieni particolarmente, che vuoi segnalarci? Sì, tu sai bene che io quando organizzo soprattutto è per il mondo giovanile, perché comunque credo che sia quello da sostenere di più, che anche in questa regione ne ha proprio bisogno. Il 19 farò una gara di fuoristrada a Pescara, precisamente all'interno dell'ex caserma Cocco. E niente, adesso ho fatto una gara, una gincana a Francavilla. Avevo in programma inizio aprile una gara su strada, sempre a Francavilla, sempre parliamo della categoria giovanissimi, ma non c'è stata, diciamo, adesione e quindi l'ho dovuto annullare. Poi, vabbè, cioè, insieme al Tingo Fast abbiamo organizzato anche una doppia gara esordienti io e allievi lui, sempre a Pineto. Cerchiamo di dare un sostegno a questo, diciamo, al mondo giovanile e niente, io sono sempre disponibile anche se qualcuno propone. Ecco, mi faccio sempre avanti per sostenere al massimo. Domenica scorsa siamo stati a Villa Magna dall'amico Antonio che organizzava con il suo team una gara allievi. Mi sono messo in un incrocio perché io sono disponibile a tutto, macchine, incroci, aiutare, fare qualsiasi cosa, mettere le transenne e smontarle, non c'è problema. E poi vedremo proprio il filmato della gara a cui facevi riferimento tu. Il nostro Marco Romani è stato proprio a Villa Magna in questa gara allievi. Non so se Leonardo oppure Gabriele vogliono chiederti qualcosa. Leonardo. E lui si dà molto da fare, anche se, come ha detto, organizzando una gara di giovanissimi non aveva adesioni, cioè il problema adesso è che le categorie minori non ci sono i ragazzi e questo è molto molto grave. Come si può avere
Ecco, ma secondo te perché non ci sono problemi di genitori, problemi cioè, di un po' il sicurezza, Covid strade, ha, non ci sono luoghi idonei dove allenarsi, non lo sì, so. Cioè problemi per i ragazzi per allenarsi, ma cioè, le squadre cioè, non hanno atleti, non hanno ragazzi che si vanno a segnare e praticamente quando si organizza una gara, che di solito io mi ricordo 3-4 anni fa ho organizzato una gara a Francavilla, era pieno di bambini. Una delle poche gare che io vado a vedere perché mi interessano, però cioè, quando ho sentito che praticamente non aveva adesioni, cioè non c'erano ragazzi per partecipare, questo è veramente un problema grosso che sappiamo e che lui si dà da fare per cercare di organizzare, certo. Ma no, non basta solo quello, ci vogliono anche i team, ci vogliono le squadre. Che vanno a trovare i ragazzi, adesso cioè, si va alla ricerca del corridore già fatto e questo è l'errore più grosso. Prima ogni paese aveva un team, anche con 4 corridori, con 2 corridori, ma aveva un team. Adesso è solo la regione ha un team di juniores, un team di dilettanti e non può andare avanti così. Gabriele? Vuoi è un problema che riguarda tutto il ciclismo italiano. Non abbiamo una squadra pro tour, non abbiamo corridori importanti tra i professionisti, tranne qualche eccezione, non abbiamo i ragazzi che assicurano il futuro. E qui se non ci si mette mano come federazione in maniera seria, in maniera articolata, continueremo ad aspettare ancora le vittorie nelle grandi classiche, nei grandi giri, ad aspettare quei campioni che gli ultimi non sono venuti. Quindi manca l'esempio nostrano, sì. L'esempio italiano che magari... Manca pure quello, perché se perché quando, ci sono altri esempi, quando chiaramente, c'è un corridore... Altri che, campioni, però... Quando c'è un campione che vince, trascina tutto il sì, movimento, però e lo crea se anche. Il campione italiano è meglio. E lo crea, è chiaro. E bisogna... Ah, bisogna ripartire dai paesi, perché c'era il paese, per esempio, vabbè, Spoltore ha avuto dei nomi sì. Eccellenti, però a Spoltore c'erano 20-30 ragazzini, cioè, e c'era la squadra di Spoltore, poi c'era Montisilvano, Amici c'era la bici, squadra, a Manoppello c'era la squadra, a Francavilla c'era la squadra, a Pescara ce n'erano 2-3, cioè, e lì questo fa la differenza. Pierpaolo, l'ultimo saluto, dici qualcosa, se ti vuoi inserire in questo discorso che avevi aperto tu e hanno commentato sia Leonardo che Gabriele. No, io credo che il problema c'è, il problema è reale ed è anche, diciamo, la cosa abbastanza grave, però penso una cosa che comunque un po' è vero il Covid, un po', io guardo anche i numeri perché del lavoro che faccio comunque vedo anche i numeri. Sono aumentati anche gli altri sport, quindi credo che si sia un po' anche diciamo la concentrazione che c'era prima magari tra calcio e ciclismo, perché erano i due sport che comunque, ricordo, io ero piccolino, erano gli sport diciamo che andavano più alla grande. Adesso ci sono entrati anche tanti altri sport che prima erano considerati minori, però adesso sono diventati comunque alla pari, perché vediamo il basket, la pallavolo, cioè ci sono, vabbè, il moto sappiamo sempre, però ci sono anche il tennis, cioè io lo vedo anche nel mondo paralimpico, sono aumentati anche tanti numeri in questi sport che prima erano considerati minori e adesso invece, poi non trascuriamo che c'è anche un problema di allenamenti, un problema di strutture, mentre una piscina, una palestra, un palazzetto ti garantisce anche una certa sicurezza. Sappiamo bene che il ciclismo non è così e quindi dobbiamo lottare anche contro questa situazione, però dobbiamo unirci e dobbiamo essere più forti appunto di questa situazione. Io credo che se insieme, collaborando anche tra società, anche dividendo anche le varie spese che ci sono, perché anche organizzare non è semplice, però magari unirsi cercando di contribuire un po' ciascuno, possiamo farlo rinascere il ciclismo. Io sono sempre, guardo sempre il lato positivo delle cose, ma il lato negativo. Purtroppo, quindi io ci sono. Purtroppo mancano gli investitori. Quegli investitori che ogni tanto, l'altra sera io parlavo con un ciclista, farebbero bene a fare anche un mea culpa, perché se sono andati via gli investitori, qualche responsabilità ce l'hanno avuta anche i corridori, e più di una. E allora, quando poi devono ritornare, il processo di riavvicinamento è sempre molto più lento e problematico. Ecco, noi ci chiediamo perché in Italia non c'è la squadra pro tour.
E la domanda è giusta: come mai un paese che ha insegnato il ciclismo a tutto il mondo non ha la sua squadra? Perché quando ce n'erano, alcuni comportamenti sono stati causa di allontanamenti di personaggi molto importanti, e mi riferisco a Quinzi soprattutto, che oggi non c'è più, ma che nel ciclismo ha portato una ventata di milioni di entusiasmo, di successi. Allora i corridori, gli ex corridori, i corridori dovrebbero, invece che pensare a dire non fateci i processi, no, uno non fa il processo, uno dice che è un momento così, noi non abbiamo i campioni, non abbiamo i risultati, magari passerà, non è un processo, è una constatazione. Invece di fare l'autoprocesso per che cosa è successo quando eravamo i primi al mondo. Sì, questo è vero, però ripeto, adesso questo sarebbe sono problemi che ci sono stati, problemi che comunque anche ritirarli fuori non risolvono comunque. No, però ci sono gli strascichi, c'è lo strascico ancora. Lo so, però bisogna pensare a lo so, c'è ragione. Adesso gli investitori non ci sono, dobbiamo lavorare per far sì che si riavvicinano, dobbiamo pensare perché si sono allontanati. Quindi io faccio un appello anche ai corridori attuali, agli ex corridori, quelli che ci sono, che comunque alcuni già si stanno dando molto da fare, penso a Moreno Di Biase, quello che sta facendo. Quindi comunque io credo che anche da lì, per una buona ripartenza, dobbiamo anche credere in questo, e io l'appello lo faccio anche appunto a corridori attuali, corridori ex, a mettersi un po' insieme, a unirsi e per cercare di sollevare un po' questo ambiente che comunque è carente, anche se comunque sono sicuro che se andiamo a vedere una gara di mountain bike vediamo i numeri, quindi iniziamo a pensare pure che forse la strada un po' anche i genitori, le famiglie allontanano i figli anche per un discorso di sicurezza. Ben detto, grazie di cuore a Pierpaolo Addesi, tecnico della Nazionale di Paraciclismo, grazie mille. Grazie a voi, grazie all'invito, grazie a tutti, anche su, grazie Leonardo. Alla prossima. Allora, noi ci dobbiamo fermare per qualche istante e poi entreremo nella seconda parte di Bici Mon Amour, tra poco. Nella seconda parte di Bici Mon Amour, in studio, oltre a Gabriele De Bari, c'è Leonardo Bevilacqua, uno dei direttori sportivi della Colpack Ballan, e poi abbiamo avuto in collegamento Pierpaolo Addesi, tecnico della Nazionale, uno dei tecnici della Nazionale di Paraciclismo, che ci ha raccontato questa nuova avventura europea con tante medaglie. Torno da te, Leonardo, perché poi vedremo magari anche le immagini di una corsa che si sta facendo qui in Italia, perché volevo chiederti, sicuramente la tua squadra parteciperà al Giro d'Italia che ormai è imminente, sì, no? Davvero. Dirò i nomi già la dei partecipanti, che già sì, avete già è uno scoop. Allora, tanto quando partirà il Giro Under 23? Il 12 di giugno. Il 12 di giugno. Domenica. Quante tappe? Sono 10 tappe. Insomma, bella. Tutto al nord. Tutto al nord, purtroppo. Va bene. Sì. Allora, cioè quest'anno c'è stato proprio il cambiamento totale. Cioè l'anno scorso, vabbè, lasciamo perdere quello, però... L'anno scorso voi lo avete dominato, no? Con Ayuso. Non è solo Ayuso, perché abbiamo vinto anche il mondiale. Abbiamo vinto il mondiale, abbiamo vinto il campionato italiano a squadra. Ayuso è un corridore che... Tre nei primi dieci. Ma basta dire, perché forse anche voi giornalisti non l'hanno detto, ma i 5 vincitori del Giro d'Italia, 4 venivano dalla Colpa. È importante per noi, però non è che poi senza, non era presente Gann, però i 4 su 4, 5 vittorie italiane, 4 ragazzi provenienti dalla Coppa. Puntualizzazione, siete andati alla Coppa e Barte, che però avete steccato. Proprio perché quest'anno, mentre l'anno scorso avevamo gli scalatori, quest'anno abbiamo i velocisti. Cioè 12 vittorie, cioè tutte le gare in pianura le abbiamo vinte tutte. Poi non solo, abbiamo vinto anche il campionato panaramense. Quindi cambia tutti gli obiettivi. Non sempre tu adeguato. Puoi scegliere i corridori. Sì, ma questa squadra, ce la vuoi dire? Abbiamo questi 5 nomi, purtroppo solo 5 parteciperanno al Giro d'Italia. E praticamente Meris, Petrucci, Persico, Umbri,
e Ambrosini. Questi sono tutti i nomi. Che l'ha fatto un anno fa, no? Sì. Sì. Cioè, questi sono ragazzi puntate che non chi? Abbiamo sentito all'inizio stagione perché sono corridori un po' più adatti per le gare dure. E siccome adesso si sono svolte nella maggioranza quasi tutte gare molto veloci, dove diciamo 12 vittorie, il insomma, capitano, non so, la punta di diamante, chiamiamola niente, così, no, che può essere puntiamo un gioco di squadra, la prima tappa con Persico che l'anno scorso ha vinto cioè ha vinto la prima gara dell'anno della stagione agonistica Under 23, quest'anno è arrivato secondo, perciò lui è sempre un velocista. E poi vediamo con Ambrosini, con gli altri, di ben figurare nelle tappe più dure. Tappe molto molto ma voi dure. Farete anche sicuramente per la generale, no? Un pensierino chiaramente. Cioè, l'anno scorso è stata, avevamo tanti il problema team stranieri della anche generale, perché converre con Ayuso, anche oggi è andato bene Ayuso al giro del Delfinato, anche Covi, anche cioè sono corridori che ecco, hai detto Covi, faccio una domanda a Gabriele: potrebbe essere lui un italiano adatto per le corse a tappe, per i giri? No, lui è un corridore che può vincere qualche classica. Corridore resistente, molto forte. Anche Baggioli, tiene bene in salita. Perché si diceva che magari lui è uno che può vincere le corse di un giorno, che ha dimostrato al Giro d'Italia, quando è partito prima del Pordoi, ha scalato il Pordoi da solo, ha aumentato il vantaggio in discesa e ha tenuto qualcosa dei secondi che erano rimasti sulla salita che ha deciso. Corridore di grande forza, di grande spessore, che però non è per è un cacciatore di tappe. Magari se ne era parlato, magari. Certo, come no. E quindi, continuando invece il discorso Giro d'Italia, Under 23, cioè, quest'anno dobbiamo accontentarci, si punterà, però sarà molto molto duro, perché interverranno i colombiani, tutte le migliori nazionali al mondo, e ci sarà la crema del ciclismo. 35 squadre, Poi la gara sarà molto molto difficile controllarla, perché con 5 corridori, 35 squadre, non cioè solo se c'è proprio il fuoriclasse, cioè Ayuso ha vinto perché era proprio un fuori categoria, cioè stiamo parlando che un domani potrà vincere anche un Giro d'Italia Ayuso o un Tour de France, vediamo, però ha i numeri. Un anno fa non è che ha vinto, ha stravinto. Il Giro d'Italia dilettanti, tutti sapevano che lui poteva vincere il Giro. Non lo potevano marcare perché era troppo forte. Cioè, quando l'hanno provato ad attaccare, lui li ha staccati e praticamente... Come c'era la classica prova di forza. Lui andava via, arrivava con minuti di vantaggio. Quindi aveva i tempi dei professionisti. Le salite l'anno scorso sono fatte le stesse salite che hanno fatto i professionisti, e su qualche salita lui ha fatto dei tempi anche migliori. È stato un dominatore del giro, come la vostra squadra. Sono personaggi che capitano ogni tanto, questo grazie ai direttori sportivi, e anche bisogna ringraziare chi ce l'ha fatto tenere per un anno, ha scelto noi, che è anche importante. Vabbè, cioè, fa sempre piacere, insomma. Eravate la squadra più affidabile, potevate contare su compagni di squadra molto forti, come la classifica in generale ha testimoniato. Ha vinto tutte le classiche che precedevano il giro. E queste... Siete la squadra di riferimento. Siete stati almeno fino a qualche tempo. Ma poi al giro fa. Lui ha vinto, mi pare, tre tappe. Era come fuori categoria. Ci dispiace, l'abbiamo detto la settimana scorsa, mancherà l'Aran Veius di Umbertone, no? Al Giro d'Italia. Questo non lo sai, te lo sto dicendo io. Mancherà. Ha sempre partecipato al Giro. Mancherà, lui ce l'ha spiegato perché, insomma... Gli hanno offerto una compartecipazione... Con un corridore solo. In una mista. Perché allora ho capito le problematiche, perché richieste. Devono accontentare tutte le squadre italiane. Esatto. Cioè, quest'anno anche lui, purtroppo non è che ogni anno cambiano e i corridori sono quelli che sono. Però ci dispiace. Non fa il risultato. Ci dispiace tanto, però ce l'ha spiegato, insomma, che
dopo tante partecipazioni. Beh, vabbè, lui ha avuto la fortuna e anche l'onore di avere in squadra il corridore che ha vinto il Giro d'Italia e che ha fatto una grossa pubblicità. La prima volta di un australiano, sì. Lo ha ringraziato pubblicamente. Sì. Ha ringraziato lui, la squadra. Questo è anche importante per l'Abruzzo, ma anche per l'Aran, che è la squadra principe. Cioè, non capita sempre avere un vincitore di un Giro d'Italia. È quello. Perfetto. Allora, facciamo un break, perché prima lo accennava Pierpaolo Addesi, la corsa di Villamagna, corsa dedicata alla categoria allievi, c'è stata domenica appunto scorsa 5 giugno e Marco Romani ha confezionato per noi e per voi questo servizio. Vediamo. Domenica 5 giugno a Villa Magna in provincia di Chieti si è tornati a gareggiare dopo 2 anni di stop causa Covid. Trofeo Villa Magna Bike con l'organizzazione dell'omonima società del presidente Antonio Minicucci. Rispetto alle passate edizioni il circuito è stato alleggerito nel dislivello e nelle salite con un circuito di 5 giri di 11 km cada uno che ha interessato la zona di Contrada Serepenne. Ultimi 2 km e 500 metri in ascesa con pendenza del 7-8%. Gran Premio della Montagna in zona arrivo alla terza tornata con partenza ufficiosa alle ore 15:30. Condizioni meteo belle, forse troppo considerando il periodo, temperature oltre i 35 gradi. Arrivo su Viale Regina Margherita. Sì, dopo 2 anni di fermo torniamo con un nuovo percorso. Torniamo con grinta, sperando di fare bene, sperando che gli atleti e la società apprezzino questo sacrificio che stiamo facendo. E niente, do in bocca al lupo a tutti i ragazzi e a tutta la società. Stiamo qua e sono contento per un semplice motivo, che abbiamo avuto un'adesione superiore alle aspettative. Sono 117 iscritti, non so quando ne partiranno, ma noi non abbiamo mai avuto tutti questi iscritti. Il percorso non è il tradizionale, cambia? Sì, cambia, abbiamo allungato un pochettino più di pianura, abbiamo accorciato un pochettino la salita, anche se gli ultimi 200 metri hanno una pendenza oltre il 10%. Percorso quindi difficile? Oddio, dipende dagli atleti come li interpretano. Spiace che oggi è una giornata molto calda e quindi questo ne risentirà lo spettacolo. Gara sostanzialmente compatta per i primi 3 giri. Il primo attacco è dell'atleta Bardiluca, uno di più, con un vantaggio di 30 secondi sul Gran Premio della Montagna su Masciulli Andrea, suo compagno di squadra e Proietti Gagliardoni, Unione Ciclistica Foligno. Gruppo che intanto si frazionava in più tronconi. A un giro dal termine, nuovo attacco, questa volta decisivo per Proietti Gagliardoni, Unione Ciclistica Foligno. Vantaggio di 1 minuto sui più immediati inseguitori. Al termine dei 55 km arrivo solitario con 1 minuto e 15 secondi per l'atleta umbro Proietti Gagliardoni, Unione Ciclistica Foligno, su Andrea Masciulli, uno di più, e Tullio Matteo, il primo degli abruzzesi della Pedale Teate. Mattia Proietti, beh, complimenti, è andata molto bene, si è andato fortissimo qui a Villa Magna. Sì, vedendo il percorso era un percorso molto duro e adatto alle mie caratteristiche, sapevo di poter far bene e così è andata. È andata bene, dietro si è scatenato l'inferno, però non sono riusciti a riprenderti. No, dopo la terza salita c'era un corridore davanti che aveva 2 minuti, ho forzato il passo in quella salita, siamo rimasti in 4 e c'era un compagno di squadra che in pianura non ha collaborato, abbiamo collaborato io e un altro corridore e siamo riusciti a rientrare sulla testa della corsa. Adesso, oltre a questa vittoria, ce ne sono state altre? No, ci sono stati 3 quarti posti e questa vittoria serviva per il morale e per la gioia del mio allenatore e dei miei direttori sportivi. Certo che sì. Te sei umbro, immagino, perché sei del team Foligno? Sì, sono umbro e per me questo è il primo anno in questa categoria, infatti sono allievo primo anno e il prossimo anno si cercherà di fare ancora meglio. Sei partito col botto, adesso la prossima corsa dov'è? La prossima corsa è il 12, il campionato regionale, dove cercherò insieme al mio compagno di vincere, di portare a casa la maglia e magari vincere anche la corsa. Andrà bene, in bocca al lupo. Crepi, grazie. Allora, grazie a Marco Romani per questo servizio. Poi nel finale della trasmissione ne vedremo un altro di servizio di Marco Romani che riguarda il mondo amatoriale.
Volevo tornare adesso a parlare con sia con Gabriele che con Leonardo di ciclismo professionistico, perché in Italia si sta correndo. Domani, 8 giugno, ci sarà l'ultima tappa, la Ionica. E voi la state correndo, Sì, anche Leonardo? lì siamo presenti, infatti ho un bello. Adriatica Ionica La Race, corsa di che Argentina. Argentin, Esatto, la ho corsa di corso 8 Morena. anni insieme a lui da professionista. Ha deciso di fare questo sforzo e da ammirare perché sta organizzando, diciamo, una manifestazione molto, molto importante. Speriamo che avrà seguito. Un nostro corridore ha vinto una volata del gruppo, purtroppo c'erano quattro corridori Chi era? davanti, Petrucci, cinque Petrucci. quinto posto. Questo inquadrato è Zana, che è il leader della corsa della Bardiani, no? Sì. Però oggi il vincitore è stato Lucca, con un'azione da solo, è Certo, non arrivato sono sul nomi nuovi, non sono traguardo. nomi conosciuti. Beh, ci sono le Continental, queste squadre che non Zana è sono già né uno carne che... né pesce, Eccolo qui, però. Lucca. Tra l'altro Lucca non è professionista, giusto? O sì? No, no, questo è un under, è un'elite. Un'elite, esatto. Quindi, e Zana qui sì. sulla salita proprio del Poggio, no? Perché oggi si arrivava proprio nelle Marche, a Sironi. Sì, Partenza da arrivano Fano. fino ad Ascoli Partenza da Piceno, mi Fano. sembra, fino. Domani credo che sia l'ultima tappa, l'8 giugno. Oggi, e Sì, poi... il Delfinato un po' Beh, appanna certo, la appanna cosa. questa Poi, corsa. dopo il Giro d'Italia, onestamente, i tifosi si sono un po' riposati per prepararsi a vedere il Tour de France. Certo, E certo. allora queste gare, diciamo, soffrono anche di non essere viste a orari tardi, cioè lo vede, cioè, vedono solo gli appassionati del ciclismo. Oh, tra l'altro, ecco qui il secondo posto da segnalare. Questo è un corridore di Stefano Giuliani, Emil Dima, rumeno. Insomma, una bella Ma è già soddisfazione fatto per altri lui. Sì, ha piazzamenti questo fatto altri piazzamenti, ragazzo. però una bella soddisfazione. E È poi la arrivato squadra è un po' 25 secondi rumena, dal sì. vincitore, ecco qui. Quindi, insomma. Diciamo, Giuliani ha fatto una scelta, lui fa solo queste gare qui di livello come il Trofeo Matteotti, queste gare dove possono partecipare anche le Continental e non fa le gare, diciamo, internazionali importanti under 23, anche perché ha tutti gli atleti elite. Però questi atleti per crescere, per diventare importanti nel panorama ciclistico, devono fare gli anni a venire i passaggi di categoria, i salti di qualità, non possono rimanere con queste squadre che partecipano soltanto a gare di seconda e terza fascia, Ma dove... il problema, io penso che la Continental era nata per far mettere in mostra i ragazzi. Invece la Continental adesso è diventata come un riempimento delle gare. Cioè E l'errore di questo è fondo. a sfruttare ancora chi fa i sacrifici per fare una squadra. Cioè, perché se no la Continental doveva essere far vedere i ragazzi e questi ragazzi dovevano passare nelle Passare. squadre di primo livello. Invece sono diventate Così non va bene, per così. riempire il barile, cioè gli fanno fare tutte queste gare come il Giro d'Appennino, che poi vengono le squadre con qualche corridore World Tour che hanno un altro passo Quello è e il problema. praticamente cioè, poi c'è qualcuno che viene fuori, ma sono Sì, pochi, 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 pochi. perché purtroppo chi va a correre in una Continental o va a correre in una Continental di giovani e con la speranza di farsi vedere. Se no ci sono quelle continue dove vanno questi atleti che ormai non hanno trovato altre squadre e sperano di mettersi in mostra che qualche squadra Pro Tour li possa ingaggiare, ma è molto Non difficile. è la maniera migliore di farli crescere, non è la maniera migliore per farli Però, diventare diciamo, la forti. federazione, secondo me, si è fatto la scelta o dà una mano a queste Continental. O dà una mano a queste Continental, o se no è inutile che queste stanno lì e poi il dilettantismo non si porta avanti e il professionismo, non ci sono squadre professionistiche in Italia. Allora, abbiamo una decina di minuti circa ancora di trasmissione. A questo punto farei un altro break con il secondo servizio preparato da Marco Romani. Parliamo di ciclismo amatoriale e parliamo della prima edizione del Giro dei Borghi della provincia di Teramo. Vediamo.
Sono stati oltre 100 gli atleti che hanno partecipato nelle giornate dal 2 al 4 giugno al primo giro dei borghi della provincia di Teramo. Gara ciclistica riservata alla categoria amatori ed organizzata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Luca Larò, del presidente Domenico Lignini, e Axi Teramo del responsabile Raffaele Di Giovanni, in collaborazione con il team Go Fast, Go Fast Event e Abruzzo Bike, rispettivamente dei presidenti Andrea Di Giuseppe, Daniele Capone e Walter Marcone, con il patrocinio della Regione Abruzzo, provincia di Teramo e comuni di Campli e Sant'Omero. Tra le tappe, la prima, primo trofeo dei borghi città di Sant'Onofrio, seconda tappa, primo trofeo Barsalì Drink and Food, terza tappa, primo memorial Diego Barbieri, tutte di 60 km. Oggi inizia il trittico primo giro della provincia di Teramo dei borghi. Questo sarà un trampolino di lancio per i prossimi anni, perché è una cosa, è una gara che è stata fortemente voluta per valorizzare i borghi della provincia di Teramo. Sì, si parte oggi, questa mattina, da Sant'Onofrio di Cambri. La seconda tappa sarà domani al Salinello, al Bar Salì, e la terza tappa sarà sabato pomeriggio a Cambri, che è il borgo più importante della provincia. E per fare questo evento, siccome è un grande evento, c'è bisogno di collaborazione. Andrea della GoFast, Abruzzo Bike con Marconi, sì, diciamo che sono state le due squadre che si sono volute unire a me per dare lustro e valore a questa manifestazione. Due le maglie in paglio, maglia rosa ai vincitori di categoria, maglia gialla al vincitore assoluto a punteggio. Per la prima gara partenza alle ore 9 alla presenza di rappresentanti dell'amministrazione comunale. A dare il via l'assessore allo sport Rapini Agostino, consigliere con delega allo sport, presenti anche l'assessore cultura e turismo Melissa Galli e il consigliere Pietro Adriani. Oltre 30 gradi sul percorso gara. Tanti tentativi di allungo con il gruppo sempre pronto a ricucire gli strappi. La fuga buona all'ultimo giro con Ceccarini Simone, Torello Bike e Zenobi Andrea, team Luca Larò. Sul lungo rettilineo a salire in via De Gasperi, sprint 2 vittoria di Zenobi Andrea, Luca Larò. Secondo posto Ceccarini Simone, Torello Bike. A 12 secondi il gruppo con il terzo posto di Matteo Ciabatta, Luca Larò. Nella seconda gara, con partenza alle ore 10.30, fuga 8. Nell'ultimo giro restavano in 4 con Zukowski, Ciotti, Ciabatta e Descenzo. Volata imperiosa per Paolo Ciabatta, team GoFast, secondo posto. Rostislav Zukowski, suo compagno di squadra, terzo posto. Manuel Ciotti, Vibrata Bike. 122 atleti presenti per la seconda tappa del primo giro dei borghi della provincia di Teramo. Partenza ed arrivo dinanzi il bar ristorante Salì Drink and Food in località Salinello di Sant'Omero. Percorso prettamente pianeggiante con arrivo in leggera ascesa. Presente il vice sindaco di Campli, Antonio Francioni. Prima partenza ore 15 con debuttanti junior, donne per le categorie A e B, super gentleman, gentleman, veterani e senior. A vincere con un vantaggio di 7 secondi è stato Di Pasquale Gianni, MKG Cycling. Secondo posto Andrea Barzotti, Luca Larò. Terzo posto D'Alessandro Valerio, team Noce. Per la seconda gara anche qui arrivo solitario. A festeggiare l'atleta del team Go Fast, Fabio Tommasetti. Secondo posto Luke Denian, Hair Gallery. Terzo posto Gianni Luzzi, CSI Fermo. Terza ed ultima tappa con partenza ed arrivo a Campli nel centro storico. Nella prima gara vittoria di Matteo Ciabatta, team Luca Larò. Secondo posto Di Pasquale Gianni, MKG. Terzo posto Paolo D'Ambrosio, team Bike Pineto. Seconda gara vittoria di Alessandro Frangioni, Vibrata Bike. Secondo posto Paolo Ciabatta, team Go Fast. Terzo posto Carcasole Giuseppe, Unitec Cycling Team. Leader maglia gialla, Paolo D'Ambrosio e Paolo Ciabatta. Leader maglia rosa, Giacomo Tossici, Valentina Marrone, Gabriele Cardinali, Paolo D'Ambrosio, Paolo Ciabatta e Fabio Tommasetti. Insomma, un giro dei borghi della provincia di Teramo davvero molto interessante, raccontato dal nostro Marco Romani. Ancora abbiamo qualche minuto. Volevo prima tornare sulla corsa Ionica Race, perché nella tappa di oggi la Fano Sirolo, che si arrivava sui muri marchigiani, vinta da Lucca, però il leader rimane Zana, c'è un corridore, un altro corridore eritreo,
oltre Ghirmai c'è anche questo corridore, si chiama Tesfazion, che tra l'altro ha vinto anche una tappa di questa corsa e oggi si stava mettendo in mostra e probabilmente, se andiamo a rivedere la classifica, potrebbe anche con l'ultima tappa di domani imporsi in questa corsa. Ecco, ciclismo africano, particolare eritreo, Leonardo, noi ne abbiamo parlato tanto ormai il ciclismo è mondiale. Ai miei tempi eravamo 200-180 corridori al mondo professionisti, cioè, adesso è mondiale, cioè, non ci dobbiamo meravigliare, anzi, che ben vengano, è sempre qualcosa che dà un via al ciclismo. Però potrebbe essere un nuovo Ghirmai? Questo è anche giovanissimo, ma guarda, del 99. Già se ne parlava dal Giro della Lunigiana di 5-6 anni fa, che questi ragazzi che venivano qui con delle bici, ma già andavano veramente, cioè il Giro della Lunigiana a livello juniores è come il Tour de France, esatto, a livello professionistico. E questi ragazzi che venivano, ma veramente proprio per fare esperienza, ma stavano lì davanti, e quando in una gara di quel livello, gara che è stata vinta da Cunego, per farti capire, cioè gare molto, molto importanti, sono lì, hanno dei numeri, poi sono atleti. Questo è un continente così grande, con milioni e milioni di persone. Sì, ma anche fisicamente sono portati per il ciclismo. Portato per fare il ciclismo, fisicamente. Molto leggeri, molto... Però sono bravi anche nelle volate, perché... Quella è una dote. Vabbè, quella è una dote, perché lui, essendo leggero, non solo che va bene in salita, ma è anche ha una potenza esplosiva. Esatto. Che abbiamo scoperto una nuova frontiera. Ma anche nel... cioè, chi va forte, diciamo, nell'atletica, cioè anche nel ciclismo si troverà bene. Sono atleti per tempo, il problema lì è la mancanza di mezzi, ma adesso ormai la bici è diventata basta mondiale. Basta insegnare ad andare in bici, basta insegnare a costruire le bici, non voglio comprare in Italia, che siamo i numeri uno. E poi il potenziale tecnico c'è. Cioè, i direttori sportivi, cioè, se non fanno come ha fatto il direttore sportivo Baffi della Trek, ben vengano, insomma. Quello che è successo in Giro d'Italia, forse lui se lo ricorda, quando c'era Damiano Cataldo davanti, Cataldo, e un minuto e mezzo Ciccone dietro, i due compagni di squadra nella stessa fuga si sono separati. Vabbè, poi l'ha aspettato. Intanto Ciccone aveva dovuto spendere parecchie energie per accorciare, ma lì non c'era neanche bisogno del direttore sportivo. Ma lì un esperto come Cataldo doveva capire. Vabbè, però comunque sono cose. Il direttore sportivo sta pure per mettere il tappo dove. E poi non ce n'è uno solo il direttore. Allora, visto che stiamo parlando, no, Ciccone, Cataldo, riprendiamo in questi ultimi due minuti. Siamo partiti dall'Abruzzo. Esatto. E siamo ritornati dall'Abruzzo. Giro d'Italia l'anno prossimo. E noi aspettiamo la settimana prossima. Aspettiamo, diciamo questo invito, questo appello. La settimana prossima un rappresentante importante delle nostre istituzioni regionali o anche municipali, se il comune già si è fatto avanti, affinché ci spieghino, ci raccontino e ci anticipino. Anche perché l'appello che tu facesti al sindaco di Pescara Masci sulle scuole, venne ascoltato. Speriamo che i politici, visto che è una cosa che promuovono loro a vantaggio della cittadinanza, passato il referendum, ci vengono a confortare con qualche informazione più dettagliata e più concreta. Perfetto. Come fa il Tour de France, che dice prima, vediamo anche noi di anticipare un po'. Visto che la notizia è uscita sui giornali, visto che qualche piccola conferma è rimbalzata, magari sarebbe il caso che gli organizzatori, che in primis sono le istituzioni regionali che mettono i soldi, ci vengono a dire qualcosa di più. Siamo in chiusura, en passant diciamo anche questo, che domenica inizia il Giro di Svizzera. Sì, un bel giro anche questo, no? Sì, è sempre stato... 12-19 giugno. È sempre stato, una volta negli anni, è stato il terzo giro. Una volta c'era il Giro di Francia, il Giro d'Italia e il Giro della Svizzera. Dove siamo? La Vuelta? La Vuelta una volta era meno considerata. Io parlo,
parlo di 40-50 anni fa, okay, non di ieri. Dei miei tempi. quando in Svizzera dominavamo con Bartali, con Coppi, con Motta, siamo stati molto, molto vincenti, che era una grande corsa, un grande poi giro. Poi ce n'erano due, Svizzera Romanda e Svizzera due giri. Due giri, con grandi salite. Parliamo pure dei tempi in cui c'erano Kubler, c'erano Koblet, che erano anche Svizzera Kubler, cioè era un campione mondiale che era svizzero, quindi teneva molto alla sua corsa e invitava tutti i suoi avversari a sfidarlo in Svizzera. E lì c'erano gare, tappe spettacolari, su montagne. Lanciava il guanto di sfida. Sì. E la Svizzera aveva delle montagne importanti. Benissimo. Dove ci sono stati. Il dualismo è sempre stato duelli, il sale, no? Ma del ciclismo. Parliamo di dualismi di corridori che di grandi livello. Bartali, Coppi, anche Tirici, cioè erano gli anni 50-60 in cui il ciclismo forse ha vissuto, a mio avviso, i momenti più belli della sua storia. Grazie Gabriele De Bari, grazie Leonardo Bevilacqua, grazie anche Pierpaolo Addesi, grazie a Marco Romani e grazie in regia Danilo Cinquino e Francesco Berardinelli. Questa trasmissione tornerà puntuale martedì prossimo alle ore 22. Risentirci e buona serata.